complimenti per aver creato questa iniziativa. Dunque, riflettevo sulla presenza femminile in campo scientifico, ma in particolare in campo medico, in campo sanitario. Ecco, da sempre i campi scientifici come la biologia o come la medicina sono luoghi dove germogliano tante mentalità scientifiche femminili che danno vita al progresso. Penso a Rosalind Franklin, penso a Rita Levi-Montalcini, penso a Barbara McClintock, donne che hanno risolto problemi in un momento in cui ce n'era bisogno. Parto sempre da loro, dalle grandi scienziate del passato, che erano in poche e che hanno dovuto lottare per guadagnarsi stima, professionalità e anche visibilità, per arrivare alle donne di oggi, che oggi lavorano negli istituti di ricerca, per farci tornare alla normalità, per farci uscire, dal momento tragico che stiamo vivendo. Ed è stato proprio all'inizio di questo momento tragico, che abbiamo vissuto con affetto l'arrivo a marzo, nel marzo scorso, sulla stampa, del trio delle ricercatrici dello Spallanzani di Roma, dello staff di Maria Rosaria Capobianchi. Tra queste c'era Alessia Lai. E per prime loro hanno isolato il virus. Io sono sempre alla ricerca di donne nella scienza che si realizzano con quello che fanno. E mi viene in mente di donne attuali, mi viene in mente un altro nome, Jennifer Doudna, direttrice del laboratorio di scienze di Berkeley in America, e ha trasformato il suo spazio in una cosa completamente diversa, cioè si è fatta trovare pronta e ha cambiato quello che si stava facendo per allestire, per dare soccorso, per dare una mano, e oggi fa 4.000 test al giorno grazie ai robot del suo laboratorio. Oppure Maria Bankeroff, capo del team anti-Covid dell'OMS, oppure mi viene in mente Cristina Cassetti, la virologa italiana che lavora con Fauci in America, è il suo braccio destro e viene raccontata sui giornali proprio per questa sua dedizione al lavoro. O Ilaria Dorigatti, ecco, lei è una matematica dell'Imperial College che calcola i rischi di questa lunga scia dalla quale sembra non si riesca ad uscire. Ecco, io penso che in medicina, ci sono più donne che in altri settori scientifici meno fortunati, ma per visibilità pubblica o ruoli che occupano, sembra che siano solo gli uomini a lavorare. Questa è una convinzione, che mi, risulta sempre, rinnovata ogni volta che leggo sui giornali di qualche scoperta o di qualche nuovo record o di qualche nuova conquista in campo medico. Oggi, rispetto al passato, sono molte di più le donne in campo scientifico. E di nuovo c'è che oggi abbiamo la condivisione, abbiamo un luogo sicuro dove appoggiarci, c'è un reticolo intorno a noi che ci permette di stare insieme. Questa è la cosa positiva. Questo reticolo ci permette di condannare le ingiustizie e i soprusi. I social network, la rete, se usate in questa maniera, sono efficacissimi, sono utili e sono il risvolto positivo dei giorni d'oggi. Donne coraggiose che hanno avuto una grande dedizione al lavoro, sono quelle per me di riferimento del passato, ad esempio Marie Curie su tutte, per me lei continua a essere il mio idolo, continua a essere irraggiungibile. Lei è stata la prima donna a aver vinto due premi Nobel in due materie scientifiche differenti, la fisica e la chimica. È stata la prima donna e il primo uomo e tuttora continua a essere la più brava tra gli uomini e tra le donne perché questo primato è ancora lì e nessuno ancora l'ha mai raggiunto. Parlarvi di Marie Curie oggi sarebbe troppo facile, come anche parlarvi di Rita Levi-Montalcini, che è un nostro riferimento indiscusso, o Rosalind Franklin. Io invece voglio approfondire altri profili, come per esempio Barbara McClintock. Lei è una donna che ha avuto il premio Nobel nella medicina
E di lei si conosce molto meno rispetto che alle altre grandi del passato, ma prima di arrivare a Barbara McClintock, che è tutto sommato recente, è nata nel 1902 ed è morta nel 1992, mi piace partire ancora da più indietro e raccontarvi la storia di Lady Montagu, la prima donna ad aver creato un vaccino naturale, l'avevano considerato così. Siamo in Asia, nel Medio Oriente, e siamo agli inizi del Settecento. Ai tempi c'era il vaiolo da sconfiggere e lei era una scrittrice, una poetessa inglese. Aveva vissuto a Istanbul ed era moglie dell'ambasciatore inglese dell'Impero Ottomano. Aveva pensato di iniettare nelle narici dei malati del materiale organico infetto, oppure di mettere lo stesso materiale all'interno delle ferite che c'erano sul corpo, e con questa idea lei voleva sconfiggere il virus. Bene, ai tempi il vaiolo era responsabile del 10% delle morti in Asia e nel 20% nel resto del mondo. E si portò avanti per tanti anni questa pratica, poi arriva alla fine del Settecento e ci furono poi i risultati ancora più importanti di Edward Jenner alla fine del Settecento e così via, che invece aveva trasformato il vaccino da naturale a un vaccino animale. Ma adesso mi piace tornare ai tempi ancora un po' più moderni, se possiamo chiamarli così, anche se poi quelli veramente moderni, quelli elencati prima, sono loro le donne che sono sui giornali e per cui essere fieri, avere e vantarci, insomma, di tutto quello che hanno creato, per dirvi qualcosa di più di Barbara McClintock, perché lei ha avuto una storia molto particolare. Lei voleva diventare una scienziata, però aveva un freno, perché non era possibile nei suoi anni iscriversi a genetica. Lei era nata nel Connecticut nel 1902 e in quegli anni la genetica era preclusa alle donne, e così ha dovuto ripiegare nella botanica e scegliere una via alternativa parallela per riuscire a fare i suoi studi. Però questa via alternativa che lei ha dovuto creare, che alle donne non era permesso fare tante cose nel passato, gli è valso poi il suo percorso professionale. E dunque il suo insegnamento, quello che lei poi ha diffuso, è stato proprio questo: utilizzare quello che si ha a disposizione per realizzarsi, senza guardare quello che viene detto di noi. Ed è sempre stato un freno questo per le donne. Barbara McClintock aveva, per esempio, un carattere molto duro, era sempre scorbutica, aveva i capelli corti e molti la vivevano come utilizzavano questi suoi lati caratteriali per darle addosso, per colpirla. Ma lei aveva una famiglia salda alle spalle che le aveva fatto capire come si cammina a schiena dritta, si cammina a testa alta, ed è andata avanti nel suo percorso, è andata avanti a fare i suoi studi. Lei aveva in particolare la passione per lo studio state facendo vedere. Ah, ok. Lei studiava la pannocchia di mais, capito? Quella da cui nascono i chicchi di popcorn. Non interessava tanto il popcorn a lei, quanto invece lo studio dei cromosomi della pianta, che è sede poi del DNA. Ecco, la cosa che lei è riuscita a capire è che ci sono dei geni salterini. E quindi aveva individuato dei trasposoni, si chiamavano così, questi geni salterini all'interno della sede del DNA. Insomma, gli è valso il premio Nobel perché prima di tutto è riuscito a studiarli e a identificarle. Ecco, la storia di Barbara McClintock, però, a me piace, premio Nobel nella medicina nel 1983. Allora, quello che a me aveva 81 anni, me l'ero segnata, la cosa che mi piace raccontare di lei è che aveva una mentalità molto aperta rispetto al passato, aveva un modo di fare che andava oltre, aveva la tenacia, aveva la dedizione al lavoro, aveva delle caratteristiche che in quegli anni non erano
da tutte. E tra gli insegnamenti che lei lascia c'è una frase che mi piace tantissimo, dice: se sai di essere sulla strada giusta, se hai questa certezza interiore, allora nessuno potrà fermarti e niente di quello che diranno su di te potrà essere mai un freno. Ecco, tutto quello che lei ha vissuto è un insegnamento, così come gli insegnamenti ci lasciano le donne della scienza. E quello che mi piace ricordare per chiudere questo mio intervento, se è giusto che il tempo scorre là in alto, è il tempo che sto utilizzando, giusto? Dunque vorrei chiudere, ecco è quello, ecco Quello, vorrei quello. chiudere, con un piccolo stralcio di Alda Merini che racconta il regno delle donne. È una frase bellissima che a me piace sempre ripetermi nella testa, e diceva così: guarda il sole quando scende e accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E se passa il temporale, siete voi le prime a svegliarvi e a ritrovare la voce.